Buonasera amici di TV6, benvenuti a Zoom In. Questa nuova puntata parlerà di arte con una mostra davvero particolare, con un titolo davvero particolare perché è un titolo greco, si chiama Tecne, che vuol dire saper fare. Ci spiegherà tutto quanto avvenuto in questa mostra che si è tenuta a settembre a Roma la curatrice, l'organizzatrice della mostra, Laura De Berardinis, a cui do il benvenuto a TV6 a Zoom In. Grazie a te Alfredo e buonasera. Buonasera, allora, dicevo, la curatrice di questa mostra assieme all'avvocato romano Cinzia Ammirati, Tecne si è tenuta, come vi ho detto, a settembre nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro del Pio Sodalizio dei Piceni, una mostra che adesso chiederemo proprio a Laura De Berardinis di raccontarci, partendo dal titolo, che cosa vuol dire Tecne e perché l'avete chiamata Tecne. Ecco, questa mostra intanto si è svolta proprio a Roma, e Roma per noi cinque, perché trattasi di una mostra collettiva, è stata davvero una grande occasione. Perché si chiama Tecne? Perché intanto il Pio Sodalizio dei Piceni, lo dice la parola stessa, rievoca questa antica popolazione, e noi cinque abbiamo in qualche modo, che abbiamo esposto all'interno di questa collettiva, abbiamo origini picene. Chi erano i piceni? Erano un popolo dell'antico, addirittura dell'VIII secolo avanti Cristo, che avevano proprio questa tecne, manualità particolare che si estrinsecava nella loro cultura in manufatti. Loro erano sì dei mercenari, ma amavano anche investire il loro plusvalore in opere d'arte, in preziosi, addirittura amavano anche creare. Quindi erano questo popolo anche virtuoso, e noi che abbiamo appunto esposto in questa collettiva, risiediamo tutti quanti in territori che un tempo sono stati insediamento proprio di questa antica popolazione tanto virtuosa. E quindi si è raccolto, e quindi abbiamo raccolto tutto il saper fare dei tramandato ai giorni nostri. I greci erano bravissimi, perché noi italiani, oltre che gesticolare molto, usiamo spesso tante parole per spiegare quello che invece ai greci restava molto semplice, usando esclusivamente una parola, e tecne rappresentava proprio il saper fare, l'abilità, la tecnica che era nelle loro mani. Possiamo mandare in onda anche le fotografie che Laura De Berardinis ci ha portato per raccontarvi meglio che cosa è stata questa mostra romana in un complesso monumentale davvero bellissimo. Ecco, stiamo vedendo le fotografie, ti chiederei Laura proprio di commentarle. Sì, così noi come eravamo proprio in una piazza che sfociava su Via dei Coronari, proprio dietro Piazza Navone, quindi eravamo nel cuore di Roma. Ecco, vedete quanto è maestoso questo edificio, aveva dentro una sala enorme con addirittura sepolto un papa, poi una corte interna, dei giardini meravigliosi, un chiostro, e inoltre c'erano tutte le sale che sono state date grazie al Pio Sodalizio dei Piceni. In foto intanto vediamo subito Marino Merarangelo, uno degli espositori, ed Ivo Galasso, che è lo scultore di Colonia, che ha partecipato appunto a questa mostra. Assieme a loro corre l'obbligo di dire che c'erano anche Stefano Bongarzone e Luigi Gentile. È lui in foto, Gino Gentile, lui è un dentista, lui invece è Stefano. Il primo è un dentista di San Benedetto, ma che ama molto l'arte, ama molto creare, è stato particolarmente apprezzato anche da Sgarbi in alcune sue opere. L'altro invece che abbiamo visto, Stefano Bongarzone, è un artista della bellezza, è un importante coiffeur romano, ma abbiamo scoperto che è diventato anche artista, perché ha inaugurato per la prima volta attraverso Tecne le sue creazioni, le sue esposizioni, offrendole anche al pubblico. Che cosa vi ha accomunato? Qual è lo spirito che vi ha messo insieme in questo?
questa mostra, che è una collettiva, dunque sì, deve seguire un filo logico comune. Ecco, da dove siete partiti e soprattutto dove siete arrivati? Allora, l'organizzazione è partita da me, dall'avvocato Cinzia Mirati di Roma, e grazie al Pio Sodalizio, quindi ad un progetto sul quale insieme abbiamo lavorato per circa un anno, siamo riusciti ad avere questo placet positivo da parte del segretario generale Alfredo Lorenzoni. Che cosa ci ha accomunato? Innanzitutto il desiderio tra noi di fare rete, quindi forse all'inizio non eravamo cinque, eravamo qualcuno in meno, ma c'è stato questo desiderio di allargare anche ad altri artisti la possibilità di poter essere in questo meraviglioso contesto, perché la cultura ha anche un senso se diventa poi frutto di aggregazione e di condivisione, soprattutto in questo momento in cui è vero che ci sono pochissimi fondi, bisogna avere molte idee, tra di noi abbiamo costruito una forte rete di professionisti che sono andati da dei giornalisti RAI davvero incredibili, che hanno messo a disposizione le loro competenze per veicolare poi questa mostra sui vari siti, per creare anche la giusta comunicazione e il giusto punto di ritorno per far sì che potesse essere anche conosciuta. Quindi tra di noi abbiamo messo insieme le nostre conoscenze e le nostre professionalità. Condivisione, abbiamo visto prima delle fotografie, parlavi giustamente di condivisione, tantissime persone hanno visitato mostra, tanti stranieri. Tanti stranieri, sono arrivati giapponesi, tedeschi, giapponesi proprio tantissimi, tedeschi, e poi naturalmente sì, c'erano anche italiani, studenti, tantissimi giovani. Devo dire che i giapponesi non sono, sono stati forse i più attenti nel fare le domande e nel mostrare la loro curiosità rispetto all'utilizzo dei mezzi attraverso i quali ciascun artista si è espressa. Ecco, lei è Francesca Neri, è stata fantastica, questa meravigliosa attrice italiana che abbiamo, forse una delle più brave, che è stata presente nel corso della mostra, è arrivata un po' in sordina, quindi era dietro. È stata una sorpresa, sì. Così come è stata una sorpresa la visita del professor Claudio Strinati, sì, che è il professore che si occupa delle scuderie del Quirinale. Sì, fa parte del comitato scientifico delle scuderie del Quirinale, conduce delle trasmissioni di arte che sono davvero importanti anche nelle reti RAI, ma soprattutto è davvero un esperto d'arte, ma lui è venuto in veste di amico, perché ecco, non posso dire di più, dato che la sua presenza è una presenza illustre e il suo livello è un livello molto alto. Però diamo qualche retroscena a chi ci segue da casa, sì, insomma, cosa vi ha detto Strinati quando ha visto la mostra? No, io adesso non potrei dire qualsiasi cosa, e comunque verrebbe creduta perché sono di fronte ad una telecamera. Ecco, io magari questo preferisco tenerlo riservato. Lui è stato comunque presente. Posso però raccontare questo episodio, che lui è arrivato e se n'è andato. Ho detto mamma mia, abbiamo fatto un disastro, quindi io ero lì in parte anche a condurre la serata assieme a Francesco Antonioni, che è questo grande compositore italiano che noi abbiamo e che conduce trasmissioni anche a Radio Rai, ed è un bel personaggio, insomma, che ha origini anche teramane. E quando l'ho visto andare via ho detto ecco, abbiamo fallito, no? Però il professore poi è ritornato e si è speso con tutti gli ospiti, ma soprattutto con i cinque artisti, quindi è stato anche un bel dono quello che lui ci ha fatto. Poi non posso mettere
a lui in bocca parole o Vabbè, cose, però perché si è non capito, sarebbe insomma, giusto. Che è stata Non una sarebbe valutazione giusto. positiva, perché se è tornato vuol dire È che ne tornato, vale sì, è la pena. tornato. Durante insomma, la mostra c'è stata anche la presentazione del libro scritto da te, Apri gli occhi. Sì, c'è stata sia la presentazione del mio romanzo in questa giornata di happening che noi abbiamo creato, sia anche la presentazione di un altro romanzo, che è quello appunto di Marco Marrocco, vincitore del premio l'anno scorso La Giara ed edito da Raieri, mentre invece il mio è edito da Ricerche e Redazioni. Quindi nel giorno dell'11 settembre, che sicuramente è una ricorrenza anche devastante da un punto di vista della commemorazione, noi abbiamo voluto comunque puntare sull'arte, puntare su una grossa solidarietà culturale, perché quando c'è cultura e quando si valorizzano determinati percorsi, si può comunque combattere forse la follia di determinate azioni. Questo perlomeno era nei nostri intenti. Attraverso la cultura si può arrivare a creare anche una difesa da ciò che mai dovrebbe accadere, che vediamo che invece sta ancora accadendo attraverso episodi di grande violenza nei confronti di giornalisti che vengono rapiti e i cui stati vengono poi ricattati. È vero, ci sono tanti colleghi che cercano di fare il loro lavoro nelle zone di guerra e molto spesso, insomma, anche rimettendoci la vita. Torniamo però all'arte, alle cose belle della vita, sì. Perché questa mostra è una mostra che ha utilizzato diversi, in cui sono stati utilizzati diversi materiali, esatto, diverse tecniche. Raccontiamo anche questo. E allora, chi è Stefano Bongarzone? Stefano si è presentato per la prima volta a Roma, ma io sono sicura che andrà avanti con altri progetti, perché i suoi lavori sono stati molto apprezzati. Era presente nella prima stanza, che è proprio questa che stiamo adesso vedendo, e il suo, come ama lui stesso definire, è un materiale povero quello che usa, e ama tantissimo il bianco. Lui tra l'altro ha realizzato anche un'opera molto bella con tutte macchine fotografiche coperte completamente da una acrilico bianco, ma anche da una specie di tela, di una gabbia, che rappresenta un po' la dimensione del tempo appena trascorso, perché oramai siamo nell'era del digitale, quindi la macchina fotografica con la pellicola è superata, ma è superata da un attimo fa, da pochissimo, certo. Quindi lui è riuscito a rappresentarlo molto bene nella sua opera. Poi ha esposto Marino Melarangelo. Marino Melarangelo ha partecipato alla Biennale di Venezia, quindi ecco, su di lui c'è tanto, ma anche c'è poco da dire, perché lui si presenta da sé. Anni fa ha partecipato anche ad una mostra bellissima, ecco, questa è una chicca che vi dico io, a casa di Bulgari, e di lì in poi è entrato nelle grazie di questa, come posso dire, raffinatezza, nobiltà romana, per cui spesso Marino viene invitato in questi vernissage importanti. Luigi Gentile è un artista che si occupa di ceramica, di pittura, ma che a Roma ha portato dei lavori, è lui, dei lavori molto particolari, perché ha dipinto su delle carte di gesso giapponese e con degli acquerelli, che quindi per un processo di osmosi questo colore filtrava nelle carte successive, e man mano l'opera diventava qualcos'altro, perché la pittura si diluiva, cambiava forma. I giapponesi hanno provato davvero curiosità e mi hanno fatto davvero diverse domande in un inglese che posso dire ho rispolverato sul campo, prendendo i vocaboli dai gruppi accade. Precedenti che arrivavano, perché non avevo traduttori ovviamente, e comunque ci siamo fatti capire benissimo. Poi ecco, io invece ho presentato
soprattutto dei pannelli fotografici. Possiamo vedere le fotografie a questo. Sì, se ci sono, sì. Frutto dello studio della luce della luna, il cui titolo è Eros Pandemico. Eros perché Eros è tutto ciò che genera la vita, e pandemico è l'amore nel senso più ampio, sempre alla maniera dei greci piuttosto che a quella latina. E naturalmente c'era dentro tutta la simbologia in questo Eros Pandemico, che andava dalla mela alla farfalla, a questo liquido che sembra essere quasi fecondo, al cigno che, se vogliamo, poi rievoca Leda, Zeus e Leda, no? Zeus che si incarnava nel cigno per sedurre le varie dee o donne che amava. E comunque, poi passando oltre, abbiamo anche Ivo Galassi. L'ho scoperto per caso. E lui abita a Colonia, vicino Roseto. È un artista che ha realizzato delle opere, sono quelle lì che stiamo vedendo, con il ferro, quindi lui ha molto questa materiche. Grande tecnicità nelle mani, è una maschera, una medusa, con la quale ha vinto anche dei premi assieme ad un altro anche autore, e le ha tutte quante ancorate alla pietra, perché la pietra rappresenta questa memoria importante, rappresenta il tempo per lui. E, ecco. Eravamo noi cinque. Questo è il momento dell'happening, della presentazione, e ci sono anche dei ringraziamenti che naturalmente ci sono anche da fare, e abbiamo avuto degli sponsor culturali, degli sponsor tecnici, abbiamo avuto anche un'imprenditrice, Catherine McNeil, che ha portato dei prodotti particolari. Sì, che ci ha offerto i suoi meravigliosi prosecchi e l'olio, perché noi abbiamo fatto poi un aperitivo molto semplice con olio e prosecco. Poi voglio dire, io voglio ringraziare assolutamente la Regione Abruzzo che mi ha sostenuta, ma ci ha sostenuto sin dall'inizio, organizzando anche una conferenza stampa e attraverso anche il patrocinio. Voglio ringraziare Roma Capitale, un altro sponsor culturale davvero molto importante, perché abbiamo avuto il patrocinio dell'assessorato alla cultura di Roma, ma anche poi i comuni di Canzano, è venuto anche il sindaco di Canzano, il Fondo Ambiente Italiano, delegazione di Teramo, un altro partner culturale, l'Associazione Culturale Teramo Nostra. Vedi quanti ne siamo stati davvero proprio tantissimi. Poi il comune è aggregativa, raduna. Il comune di Roseto degli Abruzzi e anche l'associazione La Casa Famiglia I Bambini di Betania. Ecco, sembra quasi che io non riesca a finire di dire le cose, ma in realtà abbiamo creato un gruppo coeso, una squadra capace di lavorare in sinergia un po' per divertirci, ma anche per il gusto di comunicare e soprattutto di dire anche qualcosa. E che cosa voleva dire questa mostra, in definitiva? La mostra ha raccontato nelle varie stanze un pezzetto di ciascuno di noi, perché l'arte poi è un'esigenza, che è quella vocina che ci obbliga a fare un qualche cosa e poi anche a condividerlo, perché fino a che si crea e si resta chiusi nelle proprie stanze, a mio avviso si fa poco. Bisogna poi confrontarsi con gli altri e andare incontro all'altro, bisogna saper accogliere anche l'altro, la cultura deve servire soprattutto a questo, a far incontrare le persone. E che cosa ne possiamo trarre? Quale insegnamento possiamo trarre appunto da questa condivisione, da questo incontrarsi delle varie culture? Abbiamo detto dei giapponesi che erano attenti, magari avrai osservato altri popoli, altre culture, rapportarsi in maniera diversa con l'arte. Ecco, in definitiva, facendo un bilancio di quello che è accaduto nella mostra romana, che cosa possiamo dire e qual è l'insegnamento che ne possiamo trarre. Guarda Alfredo, io c'è soltanto una cosa della quale ho particolarmente paura,
e sono soprattutto le persone che non hanno niente da dire, che hanno dei vuoti dentro, che sono algide non perché incapaci di comunicare, ma perché proprio non hanno niente, che prendono i giorni e li strappano e non hanno voglia di utilizzare il tempo al meglio. Qual è l'insegnamento di Tecné? Tecné, innanzitutto, più che un insegnamento, io credo che sia stata un'opportunità per tutti noi. Già sono partiti progetti successivi, perché ovviamente noi saremo anche a Roseto, saremo anche a Canzano, ma saremo dentro numerosi progetti che stanno proprio nascendo. Quindi l'insegnamento è quello che l'insegnamento forse non finisce mai, perché c'è sempre la curiosità e il desiderio di apprendere e di andare a vedere che cosa c'è sotto. Che appunto Tecné è saper fare, che saper fare poi racchiude un po' tutto quanto dentro di sé, come hai detto giustamente tu all'inizio. I greci erano bravi a condensare in una parola poi il significato lato delle cose. Noi ovviamente il tempo ci è volato, abbiamo terminato qui questa trasmissione di Zoom In. Io ringrazio Laura De Berardinis, che ovviamente, come avete capito, ci siamo dati del tu perché è una collega e giornalista, certo. Anche lei, e grazie ancora per essere stata con grazie noi, averci Alfredo. Raccontato questa mostra. Ovviamente l'appuntamento con Zoom In è alle prossime puntate con nuovi argomenti. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Arrivederci, grazie.